Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua. Domenica 13 dicembre alle ore 17:30 la Ternana scenderà in campo al Partenio contro l'Avellino. Big match, altra partita chiave, altra squadra difficile da affrontare. L'Avellino, la bestia nera delle fere, una squadra temutissima, una squadra che in questi ultimi anni ci ha dato grandi problemi e ci ha sicuramente dato del filo da torcere. Sarà una battaglia, la battaglia di Avellino. La nostra squadra ovviamente è pronta, i giocatori sono al massimo, la formazione è ideale, il gruppo c'è. Quest'anno è una Ternana diversa, una Ternana che può giocarsela con tutti, però occhio all'Avellino che comunque è una partita difficile come tutte, però con l'Avellino anche in particolare bisogna saperla affrontare, bisogna entrare in campo nel migliore dei modi e poi cercare di vincere la partita. Avellino che si trova nella parte alta della classifica, quindi può essere un concorrente per promozione e playoff, quindi è una partita tutta da vincere, partita come ho detto difficile, l'avversario è forte, l'allenatore dell'Avellino è un allenatore esperto come Braglia, quindi bisogna soffrire, bisogna giocare come sappiamo giocare, giocare bene, giocare a calcio. Sicuramente speriamo, anzi, di ritrovare Cesar Falletti. Bisogna vedere come sta Mammarella e come sta Defendi. Però nel complesso abbiamo un'ottima rosa e questo lo dimostra anche che chi entra in campo è subito fresco, pronto e in grado di sostituire il giocatore che ha sostituito effettivamente. Quindi questo ci fa ben sperare sulla lunghezza della rosa e sulla freschezza della rosa e sulla preparazione della rosa della squadra. Quindi questo ci fa ben sperare. Speriamo bene, si giocherà alle ore 17:30 al Partenio, partita visibile su Cusano Italia TV. Non quest'anno ci aiuta il fatto che non c'è il pubblico, perché giocare al sud contro squadre del sud senza pubblico è un vantaggio, come ci penalizza a Liberati, che non ci permette di vedere le nostre fere in presenza e di vederle dal vivo. Peccato veramente, purtroppo il pubblico è anche l'essenza del calcio, ma purtroppo causa Covid, è così. E allora, forza fere anche ad Avellino.